morte il culto dell'uranio. Chimico, sacro, ti si intufola nel cranio. Quante forza porta dentro sei la vita. La puzza delle ossa che si intossica in un'orgia psicochimica. Unzione dell'ostaggio con gli stari sulla lingua. Espulsione dalle viscere del ventre si gratifica. Salmastra che ha in forme di capelli e cartilaggi, ne preghiamo. E nomine rosse dei satale. Bella raga, siamo l'All My Friend Fest con il suo fondatore. Raccontaci innanzitutto cos'è l'All My Friends Fest. Allora, l'All My Friends Fest in due parole: ho degli amici sexy, talentuosi, io li chiamo a suonare e fanno sempre il devasto, spaccano tutto, quindi potete vedere anche voi quanto sono belli, attraenti e sexy. Lo swag è abbastanza evidente. Lo swag è reale, raga. A parte gli scherzi, allora, questo fest è nato tipo nel settembre 2022. Praticamente io avevo appena iniziato a muovere i primi passi nell'organizzazione di eventi underground. Slaggor era in fase embrionale. Okay. E quindi, dato che a noi piacciono le idee stupide ma divertenti, ci viene in mente il Gore Fest. Okay. Cioè un festival in cui tutte le band hanno gore nel nome. Ok. Ma stavamo arrivando addirittura a storpiare alcuni nomi per, esatto, per far sì che ci fosse. Sì, gore. Cioè il vincolo era gore nel nome. O Gorelia. Sì, sì, Gorelia, una roba del genere. Una line-up effettiva stava venendo fuori. Sentiamo questi nomi, che erano i Golem of Gore? Ah, come lo Golem of Gore, sicuramente, Slaggor, Gore Event, quelli giapponesi, poi quelli europei anche. Goleador. Goleador. Gore Cat, no beh. No beh, stavo mettendo su una possibile line-up, però hanno certo detto, madonna che sbatti sta line-up. Quindi ho detto, guarda, faccio un fest con tutti i miei amici. Naturalmente tutti i miei fra fest, quindi All My Friends Fest. Che poi, accidentalmente, è una citazione Noclus. Cioè, il nome non l'ho preso da Noclus direttamente, ma c'era sta frase che dicevamo tutti i miei fra, allora è uscito fuori All My Friends Fest. E siamo qui. Try to touch the fucker.
futuro invece di questo festival quale sarà? Bella domanda. Vuoi sbilanciare, fare dei pronostici ostici? Come vedete, raga, impossibile non sweggare. Già la prima edizione per me è andata, cioè già era tanto la prima edizione. La seconda è appena avvenuta e io probabilmente la metabolizzerò fra 2 anni, cioè okay. Perché sono lentissimo. Anche perché sold out. Esatto. E persone. Infatti un po' mi spiace. Mi chiedo scuse pubblicamente al chic. Però l'ambizione, guarda, io non, devo essere onesto, non lo so. Ok, no. Cioè, sono molto contento di come è uscita, sono molto contento di come si sono sentite le band. Il pubblico, non ho avuto modo di chiedere tra il pubblico. Spero che la gente sia stata bene, spero che la gente si sia ispirata, si sia divertita. Niente, cioè, questo è quanto alla fine. Okay. Cioè, poche cose, ma basilari, secondo me. Allora, se vuoi lanciare un messaggio a tutti okay. I tuoi fra, cosa direste a tutti i tuoi fra? Ascoltate i Devourment. Molto bene. Questo è quello che ha da dire. Molesting the Decapitated, Ops in Majesty del 2019. Ovviamente la compilation 138 con Baby Killer, una bomba di pezzo. No, questo è quanto. Questo... A posto. A posto, raga. Grazie mille. Grazie a voi, raga. Shout out Worst, shout out bello figo, prossimo headliner, Your My Friends. Speriamo. Facciamolo. Affanculo l'hip-hop, fa schifo se sei un fissato, se sei un fallito. Ti sei strozzato con tuo stesso micro, con tuoi stessi beat e tuo clip. Affanculo l'hip-hop, fa schifo se sei un fissato, se sei un fallito. Ti sei strozzato con tuo stesso micro, con tuoi stessi beat e tuo clip.